Presidente Musto, ci ritroviamo sempre nelle occasioni più belle. È un piacere rivederla quest'anno qui ancora con la Corpora, ancora due femminile per un anno che sarà straordinario. Speriamo un anno soddisfacente, nel senso che abbiamo lavorato tanto, ci siamo posti degli obiettivi, come è stato detto durante la conferenza stampa, obiettivi palesi, cioè noi cercheremo di arrivare ai playoff. E siamo contenti del lavoro che abbiamo svolto e siamo pronti ad iniziare questa nuova avventura, certamente più pronti dell'anno scorso, più decisi, più certi delle nostre possibilità, quindi siamo qua. Quest'anno, devo dire la verità, dopo tante sofferenze siamo stati capaci di ospitare quasi tutte le atlete prima dell'inizio del campionato. Siamo stati qui con loro, siamo stati qui a cena con loro, abbiamo condiviso le giornate, gli abbiamo mostrato gli appartamenti, la città. Abbiamo fatto un po' i tour operator per dimostrare che non è tutto vero quello che si vede in TV, che non come è stato nei film, non c'è il coprifuoco, non c'è la guardia armata, anzi colgo l'occasione per dire forse c'è la guardia armata perché le nostre atlete sono tutte qui a Gricignano, per cui con la presenza della base NATO forse è più facile vedere i militari, però non è così brutto come possa apparire, anzi c'è molta sicurezza e diciamo molta tranquillità in questa zona. Ma io credo che siamo una squadra abbastanza, diciamo, dignitosa e l'obiettivo è quello di mantenere il vertice della classifica. Io mi vorrei esporre un po' di più. Ci piacerebbe stare nella parte alta quest'anno, quindi un'inversione di tendenza rispetto allo scorso anno. Io credo che nella vita bisogna essere umili, onesti e concreti. Io direi che l'anno scorso non avrei potuto dire null'altro che speriamo che me la cavo, io speriamo che me la cavo. Quest'anno direi che posso dire e affermare che il nostro obiettivo sono i playoff, poi come ho detto tutto può succedere. A quanto pare sarà una stagione molto diversa da quella dell'anno scorso che vi ha visto un po' soffrire, quest'anno non si vuol soffrire, addirittura si punta in alto. Beh, ci vuol poco per essere meglio dell'anno scorso, però a parte gli scherzi si è allestita veramente una bella squadra e finalmente mi potrò divertire perché veramente sono tutti attaccanti ottimi, però non solo puntare sull'attacco, ma comunque siamo completi su ogni reparto e ogni ruolo. Anche quest'anno vi aspetterà però un campionato difficile, ma lo affronterete in una città tra virgolette nuova, Aversa, che è la vostra casa. È vero, sicuramente in un palazzetto più grande, appunto pronto per grandi traguardi. Non vediamo l'ora di conoscere i nostri tifosi e di iniziare. Purtroppo si inizia appena il 2 novembre, quindi c'è tempo ancora per fare tanti allenamenti, però non vediamo l'ora di iniziare davvero.